Ciao a tutti, amici e amiche. Si avvicinano le feste, no? Sentite il friccicore nell'aria, le luminarie. Ebbene, c'è anche il problema dei regali. Per qualcuno è un problema, per qualcun altro, grazie a Dio, no. Beh, quest'anno farò una scelta in senso assolutamente culturale. Ovvero, ritengo che di cultura ormai ce n'è poca e niente. E dato che questa cosa la ritengo particolarmente fastidiosa, allora ho deciso che io quest'anno regalo solo libri. Ebbene sì, uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambini, bambine, io regalerò solo libri quest'anno. E per fare dei bei regali e comprare appunto dei bei libri, regalare dei libri magnifici, ho scelto una casa editrice che si chiama Pluriversum Evolution. Ho deciso quest'anno che regalerò libri della Pluriversum Edizioni. Sono molto 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 felice della mia scelta. Tra questi libri si trovano dei thriller, dei gialli, romanzi storici, romanzi addirittura che riprendono la storia dell'arte, romanzi a scopo fantascientifico, ecco. Ci sono romanzi distopici, romanzi utopici. C'è veramente davvero di tutto. E sono pubblicazioni che ho letto personalmente e le ritengo davvero straordinarie. Antonio Di Bartolomeo, che è il caporedattore di Pluriversum Evolution, è davvero un uomo coraggioso perché investe tutto sugli autori e quindi evidentemente queste pubblicazioni che sono assolutamente gratuite come editing e come stampa, e non c'è assolutamente obbligo d'acquisto da parte dell'autore, evidentemente devono essere pubblicazioni notevoli, altrimenti io personalmente non investirei un centesimo. Quindi ecco, abbiamo le prove della validità di queste pubblicazioni. Bene, allora a questo punto non mi resta che rimandarvi al sito pluriversumedizioni.it. Rimandarvi a queste pubblicazioni meravigliose, tra cui la pubblicazione saggistica di punta che si intitola Cinema d'ascolto, la storia dell'umanità raccontata attraverso il suono del cinema dalle origini della settima arte ai giorni nostri a livello mondiale. E allora, signori, ci vediamo sul web o in edicola. Ciao!